Anticipazioni Beautiful. Trama puntate dal 21 al 27 dicembre 2020. Thomas minaccia Shauna. Lunedì, 21 dicembre 2020. Sally e Wyatt sono a casa di Hope e Liam per prendersi cura di Beth. Douglas li aiuta. Wyatt, sorridendo, ammette che a casa sua avrebbe davvero bisogno di un bambino ordinato come lui. Il piccolo, poi, specifica di essere davvero felice che la cuginetta sia ritornata con i suoi veri genitori. Messa a dormire la piccola, Sally ha modo di parlare con Wyatt dello stato di salute di Katie, dell'andamento dell'operazione e soprattutto della grande notizia riguardante Flo e lei, la donatrice anonima del rene a Katie. Poco dopo, i due vengono informati del successo del trapianto e Wyatt non nasconde di sentirsi sollevato. Aveva paura che Will potesse rimanere senza la mamma, come accaduto a Douglas. Quest'ultimo ha dimostrato una forza e una maturità senza precedenti. E, merito suo, se Beth è ritornata dai suoi veri genitori. Sally puntualizza che Flo avrebbe continuato a tacere per chissà quanto altro tempo. Precisa che le occasioni per parlare non le sono mancante, eppure ha taciuto. Wyatt non può darle torto e dice di aver amato una ragazza che credeva essere diversa. Ora ha conosciuto un'altra parte di lei, quella generosa, ma nonostante ciò non se la sente di ritornare sui suoi passi. Sally è scettica e gli fa notare di non avere ancora l'anello al dito. Martedì, 22 dicembre 2020. Wyatt bacia Sally, assicurandole che non c'è più ragione di temere Flo. Nel frattempo, in ospedale, tutti sono sbalorditi nell'apprendere che è stata la figlia di Shauna a donare il rene a Katie ed a salvarle la vita. Brooke e Hope trovano il gesto come conveniente per le due donne. Mentre la signora Fulton, infastidita, invita tutti ad essere grati a Flo per quello che ha fatto. Katie interrompe i presenti e, con la voce debole, chiede alla nipote il motivo di quel nobile gesto. Flo ammette di aver pensato molto a Will in quel momento. E soprattutto, al bene che vuole alla famiglia Logan. Sa bene che il padre, da lassù, la sta apprezzando. E quindi non è lontanamente pentita di ciò che ha fatto. E non è in cerca di perdono. Mentre Brooke continua a dare delle false e delle opportuniste ad entrambe le Fulton, Katie prende la parola. Ed afferma che, anche se conosce perfettamente l'inganno di Flo in merito allo scambio di culle, non può che ringraziare sua nipote per quanto, coraggiosamente, ha fatto. Will continuerà ad avere una madre. Inoltre, concorda che Storm sarebbe veramente orgoglioso di lei. Brooke, stizzita, torna a rivolgersi a Shauna, ricordandole che né lei né sua figlia faranno parte della sua vita. Katie, invece, guarda con sollievo la nipote. Mercoledì, 23 dicembre 2020. Brooke confida a Ridge di essere molto dispiaciuto del fatto che Flo, una volta dimessa dall'ospedale, non tornerà in carcere. Sconvolto, il Forrester le chiede dove sia finito il suo innato spirito di perdono. Ma Brooke non ci sta, non vuole le Fulton tra i piedi. Entra Thomas e la Logan si scaglia contro il ragazzo, cacciandolo dall'azienda. Ridge la ferma. Il giovane interviene e precisa di non voler creare problemi al loro matrimonio. Brooke, furibonda, accusa il marito di difendere una persona che non merita né il perdono né di lavorare in un'azienda seria come la Forrester Creations. Poi aggiunge che perdonerà Thomas solo se verrà ricoverato in un'adeguata clinica di riabilitazione. Il giovane guarda preoccupato il padre, il quale torna a difendere il figlio. Brooke, piangendo, ammette di sentirsi nuovamente oltraggiata. E dice che suo marito è sempre in prima fila quando si tratta di difendere Thomas e Shauna. Hope e Steffi hanno sofferto anche a causa sua. E questo non va dimenticato. Poi, nervosa, se ne va, lasciando il giovane Forrester basito. Thomas, rimasto solo con Ridge, indaga sul rapporto tra la moglie e Shauna. Vuole sapere che ragione ha di temerla. Ridge fa finta di niente per poi metterlo al corrente della donatrice anonima di Katie.
ovvero flop. Giovedì, 24 dicembre 2020. Wyatt passa a trovare Liam, che gli rivela che a salvare la vita a Katie è stata Flo. Wyatt resta senza parole e si chiede come abbiano reagito le Logan. Liam crede che non potranno mai perdonarla. Flo e Shauna fanno rientro a casa. Shauna si dice offesa per il trattamento ricevuto da Brooke e Hope. Per la figlia, invece, è solo questione di tempo. Shauna punta molto su Ridge, è certa che sarà lui ad aiutarle. E pensa al bacio che si sono scambiati. Subito dopo, bussano alla porta. E madre e figlia restano scioccate nel ritrovarvi Wyatt. Shauna lascia soli i due ragazzi che hanno modo di confrontarsi. Lo Spencer è molto orgoglioso di Flo e non glielo nasconde. Più tardi, la signora Fulton è con Ridge. I due non possono fare a meno di parlare della notte al bikini bar. Lei afferma di non aver esposto alcun dettaglio a Brooke. Ad un tratto, Thomas, vedendoli insieme, si sofferma ad origliare. La Fulton, con fare ammiccante, ammette di provare una forte ammirazione per Ridge, nonché una dirompente attrazione fisica. Spinta da tutto questo, quella notte, mentre lui dormiva, lo ha baciato con passione. Ridge la fissa, stupito. Mentre Thomas non riesce a credere a quanto udito. Lo stilista vuole saperne di più, e la donna prosegue con gli occhi che le brillano. Venerdì, 25 dicembre 2020. Thomas ascolta il dialogo tra Ridge e Shauna, apprendendo del bacio che si sono scambiati e delle emozioni che hanno provato. Pam, però, lo trova intento ad origliare la loro conversazione e lo avvisa che non la passerà liscia. Thomas, terrorizzato, non capisce dove voglia arrivare. Ma quando apprende che lei si sta riferendo ai suoi dolcetti al limone, tira un sospiro di sollievo. Il Forrester, quando la Douglas se ne va, riprende ad ascoltare il dialogo compromettente tra suo padre e la Fulton, cercando di captare quante più cose possibili. Shauna promette a Ridge che manterrà il segreto. Per lui non ci sono problemi. Nemmeno ricorda il bacio che si sono scambiati in quella fatidica notte al bikini bar. Era ubriaco. Shauna poi rammenta allo stilista il gesto di Flo. Basterà ad aprire un qualche spiraglio nel cuore delle Logan? E in quello di Steffi? Quando Ridge lascia l'ufficio, la Fulton viene raggiunta da Thomas che la accusa di aver baciato il padre. Afferma che vuole liberarsi di Brooke e che ha trovato in lei la persona giusta per raggiungere i suoi scopi. La Fulton cerca di allontanarlo, spiegando di non voler creare ulteriori problemi a Flo. Ma Thomas vede le cose diversamente. Se lo aiuterà, otterrà tutta la gratitudine dei Forrester. Sabato, 26 dicembre 2020. Brooke, in ospedale da Katie, non nasconde a lei e a Bill di essere ancora scossa dalla scoperta fatta su Flo. Katie è grata alla nipote perché le ha salvato la vita. Will, intanto, chiede alla madre di poter incontrare la persona che le ha donato il rene, vorrebbe dirgli grazie. Commossa, Katie glielo promette. Wyatt, intanto, si complimenta con la ex per aver donato il rene alla Logan. Flo ribadisce di averlo fatto in segno di rispetto verso Storm. Il suo scopo non era quello di ottenere il perdono di Hope e Brooke, bensì quello di redimersi dai peccati commessi, e ci è riuscita alla grande. Wyatt crede che, alla fine, tutte le Logan e i Forrester la riaccoglieranno a braccia aperte. Il discorso, poi, si sposta su Sally. Flo non nasconde un certo rammarico. Ridge, nel frattempo, raggiunge Brooke che lo ringrazia per essere passato. Entrambi non nascondono di soffrire, di avvertire una forte mancanza reciproca, soprattutto di notte, quando dovrebbero stare abbracciati invece che separati. Ma forse è giusto starsene un po' soli. Lo stilista concorda, deve prima ritrovare la stabilità perduta. Brooke è molto dispiaciuta del fatto di non riuscire ancora a fidarsi di Thomas. Prima di scusarlo, vuole essere certa di alcune cose. Ha davvero dimenticato o ne è ancora ossessionato?
domenica, 27 dicembre 2020. Liam si reca da Steffi con Beth, la quale è molto contenta di rivedere la bambina. Dopo i convenevoli, il discorso si sposta sulla perdita di Phoebe. La Forrester afferma di aver passato dei momenti terribili. Quella bambina le è stata strappata da un momento all'altro. Il processo doveva avvenire in maniera graduale. Ad esempio, si poteva proporre ad Hope di trasferirsi a vivere da lei per qualche tempo. Ma la cosa è avvenuta così velocemente che è come se avesse perso Phoebe due volte. L'unica cosa che la rasserena è sapere che nella vita della piccina c'è e ci sarà sempre una costante. Liam Spencer. Brooke passa a trovare la figlia e precisa che Flo e Shauna meritano solo la prigione e che a lei non interessa nulla del rene donato a Katie. Nel condominio di Vinny, intanto, Zoe è sorpresa di ritrovarvi Thomas. Lui racconta di essere ospite di un amico, mentre lei afferma di essersi sistemata lì in quanto, dopo la fine della sua relazione con Xander, si trova al verde. Thomas ammette che, anche per lui, i tempi sono duri. E il suo dolore dipende da Brooke. Zoe si meraviglia quando si rende conto che lo stilista sembra aver dimenticato Hope. Lui afferma di voler solo pensare al futuro. E propone alla ragazza di farne parte, perché gli ha sempre mostrato devozione. Anticipazioni Beautiful. Puntate di febbraio 2021. La proposta di Liam a Zoe e Steffi. Liam, determinato a proteggere Hope da Thomas, studierà un piano per inchiodare, una volta per tutte, il giovane Forrester. Vedremo che chiederà a Steffi e Zoe di aiutarlo a smascherare il suo nemico. Per lui, ancora ossessionato da Hope. Ma non farà bene i conti. La Buckingham, pur definendosi disposta ad aiutare entrambi, ammetterà di avere un debole per lo stilista che quest'ultimo saprà sfruttare abilmente. Liam chiede aiuto a Steffi e a Zoe. Nelle puntate che ci stupiranno, nel mese di febbraio 2021, Thomas apparirà agli occhi di tutti come una persona buona, cambiata. Lontana dal ragazzo, ossessionato da Hope e più concentrato sul suo lavoro e sulla sua voglia di riscatto. Tuttavia, se Ridge si dirà orgoglioso del figlio, Liam non crederà affatto nel suo cambiamento in positivo. Ed avrà un solo obiettivo: smascherarlo. Per riuscire nella sua ardua impresa, si rivolgerà alla ex, Steffi. Quest'ultima, quando verrà a conoscenza del fatto che, a detta dello Spencer, Thomas sia ancora ossessionato da Hope, resterà di stucco. E faticherà ad entrare in sintonia con Liam. Lui le ricorderà le responsabilità del fratello nello scambio di culle. E preciserà che quel ragazzo sta male. È completamente ossessionato dalla Logan ed è un pericolo per Douglas. Steffi ammetterà di aver bisogno anche lei di capire, una volta per tutte, se può realmente tornare a fidarsi di Thomas. Pertanto, dopo qualche attimo di riflessione, accetterà la proposta dell'ex. Steffi, poi, nominerà Vinny, grande amico del fratello, e Liam deciderà di andare a trovarlo. Forse potrà dargli le risposte che cercano. Giunti da Vinny, Steffi e Liam si ritroveranno a fare i conti con una inaspettata sorpresa. A fare loro gli onori di casa sarà Zoe, trasferitasi a casa del ragazzo da poco. Dopo lo shock iniziale, la Buckingham confermerà ad entrambi che Thomas non fa altro che nominare Hope. Ed è sicuro che voglia riconquistarla a tutti i costi. Steffi comincerà a pensare poi che Zoe voglia solo sfruttare le ricchezze del fratello, ma lei affermerà di no. E preciserà che, forse, Thomas si sta servendo di lei solo per far ingelosire la Logan. Liam, poi, avanzerà una proposta alla Forrester. Trovare un angolino all'interno dell'azienda per far rientrare Zoe. Ma la ragazza non ne vorrà nemmeno sapere. Dopo lo scandalo di Reese Buckingham e le sofferenze che ha prodotto a lei e a Hope. Liam la pregherà di prestargli ascolto. Solo con l'aiuto di Zoe potranno davvero pervenire alla verità su Thomas. Zoe, però, non riuscirà a credere alle proprie orecchie. Davvero? Le stanno chiedendo di fare la spia? Poi, preciserà che lo stilista si fida ciecamente di lei.
Resterebbe malissimo se venisse a conoscenza del doppio gioco. Steffi dirà di non sentirsi a proprio agio nell'allearsi con Zoe. Soprattutto dopo quello che ha fatto. Ma, a quanto pare, non ha altra scelta. La modella, poi, affermerà di provare qualcosa di molto forte per Thomas. Ed aggiungerà di sperare fortemente nella sua guarigione. Hope, nel frattempo, all'oscuro di tutto, chiederà a Quinn di poterla aiutare. La pregherà di accettare di diventare prima stilista per il rilancio della Hope for the Future. La Fuller, però, affermerà che il suo mestiere è un altro. Poi farà il nome di Thomas. Ma Hope risponderà di non poter lavorare con una persona del genere al proprio fianco. La Logan, però, non demorderà e contatterà Sally Spectra. Quest'ultima, in forte imbarazzo, si troverà costretta a rifiutare, in quanto già stilista per la Intimate da diversi mesi. La Rossa, proprio come Quinn, farà il nome di Thomas. Ma la figlia di Brooke ammetterà di non sentirsi pronta a stare tutti i giorni con lui. Steffi, giunta da poco, verrà aggiornata sulla proposta avanzata da Sally alla sorellastra. E quest'ultima ammetterà di essere in forte difficoltà. Thomas è uno stilista dal grande potenziale. Potrebbe aiutarla davvero nel rilancio della sua collezione. Subito dopo, la Forrester riceverà una telefonata da Liam. Steffi apparirà molto indecisa. Hope fa una scoperta sconvolgente. Vinny, dopo un po', passerà in visita a Thomas alla Forrester Creations. Lo stilista ammetterà di essere riuscito a ricostruire il suo legame con Douglas. Sono in perfetta armonia e preciserà che manca solo un tassello per rendere il quadretto perfetto. Vinny capirà che non è Zoe la persona in questione, bensì Hope. Thomas poi racconterà al ragazzo che la Logan ha in mente di organizzare una sfilata per rilanciare la Hope for the Future. Al momento, però, il suo sogno sembra irrealizzabile, perché non ha uno stilista degno di crearle i bozzetti che desidera. Preciserà poi che è finito il tempo di rincorrerla o di insistere. Più le starà lontano, più sarà lei ad avvicinarsi a lui. Questa è la sua nuova tattica. Rimasto solo Thomas si metterà a creare fantastici bozzetti. Certo che prima o poi verrà contattato dalla Logan. Quinn lo interromperà per aggiornarlo sulle ricerche di Hope. Il ragazzo si fingerà disinteressato. Ma, in cuor suo, non attenderà altro che una telefonata da parte della Logan. Verso sera, Hope sarà piuttosto in ansia e, soprattutto, indecisa su come muoversi. Preferirà, inoltre, non confrontarsi con suo marito, in quanto quest'ultimo non potrebbe mai accettare una sua collaborazione con Thomas. Dopo vari ripensamenti, però, sceglierà di recarsi dal ragazzo. Entrata nel suo ufficio, resterà sorpresa nel vedere una tavola apparecchiata per due con tanto di musica romantica e luce soffusa. Delusa, accuserà il Forrester di volerla manipolare. Ma lui, fingendosi caduto dalle nuvole, affermerà di non comprendere il senso del suo discorso. D'un tratto, ecco arrivare Zoe, alla quale la Logan destinerà una occhiataccia. La modella si scuserà per l'intrusione, ma preciserà di essere giunta lì dietro richiesta di Thomas. Quest'ultimo confermerà tutto. La cena era per Zoe. Quindi pregherà quest'ultima di non andarsene, affermando di non saperne alcunché dell'incursione di Hope. Alla Logan, invece, ribadirà di voler guardare oltre. Lei, incredula, capirà che quella tavola era stata preparata per la Buckingham. E non per lei. E il Forrester confermerà tutto. Intende rifarsi una vita. Dopo queste parole, Hope che cosa farà? Gli avanzerà lo stesso la proposta di entrare a far parte del suo team? Vedremo. Sicuramente questa storyline ci terrà con il fiato sospeso, anche per l'alleanza venutasi a creare tra Steffi e Liam che potrebbe far riavvicinare i due ex. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.